Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di indice glicemico, ovvero l'indice che misura la velocità con la quale aumenta la glicemia nel sangue al seguito dell'ingestione di un determinato alimento. La glicemia è la concentrazione di glucosio nel sangue. È un esame del sangue di routine e può essere anche misurata a casa con appositi misuratori. Quando noi assumiamo qualsiasi alimento, questo viene digerito e il glucosio in esso contenuto va a finire nel sangue. L'indice glicemico misura la velocità con la quale questo glucosio viene immesso nel sangue. Se noi mettiamo in un grafico nelle ordinate, quindi nell'asse verticale, la glicemia e nell'ascisse, e quindi nell'asse orizzontale, il tempo, a seguito dell'ingestione dell'alimento, vedremo prima aumentare la glicemia che poi raggiunge un massimo e poi pian piano scende. Scende perché interviene l'insulina che indirizza il glucosio che c'è nel sangue ai vari tessuti per essere utilizzato. La glicemia del sangue non può superare certi valori in basso e in alto, e quindi esistono tutti dei sistemi di regolazione per controllare che rimanga sempre all'interno di un certo range. L'indice glicemico è espresso in termini percentuali rispetto a un alimento di riferimento, che può essere il pane bianco o il glucosio. Quindi, se il glucosio mi determina un certo andamento della glicemia nel tempo, un alimento con indice 50 significa che aumenta la glicemia nel sangue con una velocità che è la metà rispetto a quella del glucosio. Un alimento con indice 100 significa che si comporta allo stesso modo rispetto al glucosio e così via. L'indice glicemico è diventato molto popolare alla fine degli anni 90 con l'avvento di tutte quelle diete tipo Zona o Montignac e molte altre che si basavano sulla pericolosità dei carboidrati ad alto indice glicemico, perché il fatto che la glicemia aumenti molto dopo un pasto e in generale rimanga alta durante la giornata comporta sicuramente dei problemi. Tuttavia, l'indice glicemico si è poi visto che presenta tutta una serie di problematiche che di fatto lo rendono un indice assolutamente inutile da controllare nella nostra alimentazione, se non in modo molto marginale. Vediamo perché. Primo motivo, l'indice glicemico è estremamente variabile. Ci sono dei cibi come il riso che possono avere indice glicemico da 40 a 110, a seconda delle varietà, a seconda di come viene cotto, a seconda del luogo di provenienza. Idem per la frutta. Anche la frutta è un alimento estremamente variabile rispetto all'indice glicemico. Sono pochi i cibi per i quali possiamo dire che l'indice glicemico è quello e non varia. Variazioni anche di 10 punti in più e in meno sono variazioni che decretano che quell'alimento può avere un indice glicemico alto o medio, per esempio, oppure da medio a basso. La cosa si complica ancora di più per i cibi cucinati. Quindi un riso cucinato con verdure avrà un indice glicemico minore di un riso senza verdure, idem se aggiungiamo le proteine. Quindi anche in questo caso basarsi sull'indice glicemico non ha molto senso perché noi di fronte a un piatto cucinato non possiamo dire con certezza quale sia l'indice glicemico. Seconda motivazione, l'indice glicemico ci dice quanto velocemente aumenta lo zucchero nel sangue, ma questo non crea per forza dei problemi. Quello che conta è quanto zucchero effettivamente va a finire nel sangue. Quindi dovremo associare sempre al concetto di indice glicemico anche quanti carboidrati assumiamo. Solo ragionando con l'indice glicemico si arriva all'assurdo che le carote sono un alimento pericolosissimo perché hanno indice glicemico alto. Peccato che se io mangio due carote, il pochissimo zucchero che entra in circolo magari entra in circolo velocemente, ma l'effetto durerà pochissimo perché la quantità di zucchero che sto assumendo è estremamente bassa. Quindi l'insulina che verrà secreta per gestire questo zucchero sarà molto bassa e quindi gli effetti sulla salute saranno assolutamente trascurabili. Al contrario, se io assumo una grande quantità di un cibo che ha bassissimo indice glicemico, crea un danno enorme all'organismo, perché quello che conta è la quantità di carboidrati, oltre che l'indice glicemico. Anzi, direi che è molto più importante la quantità di carboidrati. Per ovviare a questo problema si è introdotto il concetto di carico glicemico, di cui parleremo in un altro video che trovate linkato in alto a destra, che considera non solo l'indice glicemico, ma anche la quantità di carboidrati che noi ingeriamo. Anche il controllo di questo indice non ha una particolare importanza, come vedremo, nell'alimentazione di una persona sana. Concludendo in due parole, perché possiamo dire che l'indice glicemico non va assolutamente tenuto in considerazione, se non in modo marginale? Semplicemente perché un soggetto sano in peso forma, con una dieta equilibrata, già assumerà cibi
che hanno il giusto indice glicemico solamente per il fatto di avere una dieta equilibrata e di essere in peso forma. Infatti, se è in peso forma, consumerà molte verdure, consumerà la giusta quantità di proteine magre, consumerà tutta una serie di cibi che limitano l'indice glicemico e di certo non si strafogherà di dolci, di zuccheri in quantità eccessive per tutta la giornata. Dunque, la cosa importante non è controllare l'indice glicemico, ma essere in peso forma e seguire un'alimentazione equilibrata. Dall'altra parte, non è vero che guardando all'indice glicemico io ottengo il risultato di essere magro e di avere un'alimentazione equilibrata, per il semplice fatto che io posso mangiare cibi sanissimi con indice glicemico bassissimo, ma se esagero nelle quantità sarò comunque in sovrappeso e quindi non seguirò una dieta corretta. Ora, questo non significa che una fonte di carboidrati vale l'altra. Conoscere il concetto di indice glicemico, sapere che il fruttosio e le maltodestrine hanno un indice glicemico molto basso, mentre lo zucchero ce l'ha alto, può essere utile in alcuni casi, per esempio per formulare integratori per sportivi e avere miscele di carboidrati che entrano in circolo subito e altri invece che entrano in circolo più lentamente, in modo tale da spalmare la fornitura di energia durante uno sforzo. Però nell'ambito dell'alimentazione normale non ha molto senso discriminare un cibo piuttosto che un altro perché ha un indice glicemico più alto o più basso. In questo modo deve essere inteso l'indice glicemico.